grazie mille, grazie a tutti. Sull'aereo che il 10 dicembre del 1944 riconduceva a Roma alcuni dei più illustri esuli italiani in Svizzera, c'erano tre uomini, i costituenti, convinti che l'Italia sconfitta, una riforma dell'università fosse condizione necessaria per un'effettiva rinascita del paese. Questi tre uomini erano Luigi Einaudi, Concetto Marchesi e il matematico e ingegnere Gustavo Colonnetti. Quest'ultimo, certo, è il meno noto dei tre, è tuttavia un nome di rilievo nella storia dell'università italiana, non solo per i suoi contributi disciplinari, fu tra l'altro un pioniere della scienza della ricostruzione, internazionalmente noto, ma anche per il suo ruolo di direttore del CNR dal 1944 al 1956. Fu tra l'altro maestro di Enzo Gianchiero, di cui si è parlato ieri, un altro ingegnere, e del resto anche Colonnetti era un convinto europeista. Insieme all'importanza dell'esilio svizzero, emersa anche ieri, un'altra connessione con quanto con il dibattito precedente. E anche in questa relazione non rimangeranno anche altre, penso alla dimostrazione della fecondità di questo approccio ampio, tematico, cronologico allo studio della Costituente. Ma per tornare al tema di questa relazione, nel luglio del 1944, nell'articolo Gerarchia di programma, apparso su un supplemento della Gazzetta del Cinese dedicato all'Italia, Luigi Einaudi poneva al secondo punto del suo ordine delle riforme la questione universitaria. Dopo che al primo posto aveva posto il problema dell'indipendenza della magistratura. E qualche mese dopo, sul medesimo periodico, gli faceva eco appunto Colonnetti che ribadiva il concetto, affermando che difficilmente si presenterà mai nella storia un'occasione più favorevole dell'attuale per una riforma universitaria degna di questo nome. La Liberazione, come è venuta, nel novembre del 1945, interveniva sull'argomento anche il Concetto Marchesi con un articolo importante su Rinascita, motivi di politica scolastica, e i cui concetti di base e anche molte espressioni letterali sarebbero stati ampiamente ripresi in sede di Assemblea Costituente. Penso ad esempio alla famosa frase: è necessario socchiudere, non spalancare le porte dell'università. Il liberale Einaudi, il cattolico Colonnetti, il comunista Marchesi, seppur con le ovvie e importanti differenze che qui richiamerò brevemente, ma che poi cercherò di approfondire meglio nel saggio, concordavano dunque nella convinzione di trasformare il disastro della guerra in un'occasione per una riforma dell'università, uniti evidentemente nella convinzione del ruolo determinante dell'Accademia per la rinascita della patria. Tuttavia, come ha mostrato Francesco Bonini, la questione dell'università fu un problema senza dubbio secondario nel dibattito costituente. Altre erano le priorità, e per quanto riguarda l'istruzione, il tavolo su cui si giocarono le mosse e contromosse di cattolici e laici fu quello della scuola. Anche i lavori successivi, quello di Bonini, penso a un saggio, un versato di Antonella Cocchiale del 2011, al recente numero monografico degli annali dell'Università Italiana, specificatamente dedicato all'Università e alla Costituente, le conclusioni di Bonini non mi sembra siano state in alcun modo smentite. Su questo sfondo io cercherò brevemente di mettere in evidenza un punto che tuttavia non mi sembra privo di interesse. Vi furono e quali furono i modelli stranieri di riferimento nel dibattito costituente sull'università? In realtà, più che di modelli, si può parlare di un modello, quello anglosassone, alternativo a quello accentrato napoleonico su cui, pur con tutti i distinguo, l'università italiana fu modellata. Tuttavia non mancarono suggestioni provenienti da altre esperienze, a cui velocemente accenderò. E anche per quanto riguarda il cosiddetto modello anglosassone, la sua declinazione inglese-americana implica prospettive o conseguenze diverse, a cui ovviamente non mi posso soffermare su questi punti. Inoltre non posso qui affrontare, ma lo farò in sede di testo scritto, la questione del confronto con il modello universitario nazionale nel corso del dibattito costituente, così come si era andato trasformando nel corso degli anni e che comunque rappresentava un ineludibile punto di riferimento per questi uomini, che nell'università liberale, poi fascista, comunque avevano agito. Si pensa al giudizio di Einaudi solamente. Farò un esempio sul sistema di reclutamento accademico che si era venuto sedimentando prima della riforma di Gentile del 23. Giudizio positivo.
estremamente positivo. In generale, come ha ammonito uno dei maggiori storici contemporanei di storia dell'università, Robert Anderson, quando si parla di cultural transfer per quanto riguarda i modelli accademici, le cautele non sono mai abbastanza. Le ragioni della storia in questo campo sono quanto mai forti. E questo punto mi sembra che sia espresso con chiarezza cristallina proprio da Einaudi, un passaggio fondamentale per Scuola e Libertà del 55, dove si legge: in ogni paese il passato domina giustamente il presente e l'avvenire. Non si mutano di un colpo tradizioni, metodi di reclutamento degli insegnanti, metodi di giudizio degli studenti. E se si fa, d'un tratto il tentativo nasce male, peggiore di quello a cui si vorrebbe rimediare. Quindi c'è questa consapevolezza anche nel guardare altrove. In questa breve comunicazione, appunto, mi intratterrò principalmente solo su due punti che mi paiono particolarmente rilevanti. Questi punti sono il modello collegiale e il nodo finanziamenti autonomia per quanto appunto riguarda l'università. E infine, il compromesso costituzionale di cui si è tanto parlato vale anche qui ed è connotato, limitandoci a parlare di questi tre personaggi che ho menzionato, quindi l'intaccio in Audi, Colonnetti e Marchesi, anche da profondi rapporti personali, in particolare nel caso di questi ultimi due, che si traducono in influenze reciproche e che si riflettono anche nelle prese di posizione assunte alla Costituente, come poi darò meglio conto nel testo scritto. Certo è che negli anni 60, richiesto di un ricordo degli anni della Costituente, Colonnetti scriverà di un tempo in cui ogni divergenza di idee e di fedi politiche si risolveva nel comune anelito verso un domani migliore, il modello collegiale. Come ho detto all'inizio, Einaudi, Colonnetti e Marchesi avevano condiviso l'esilio svizzero e anche una particolare esperienza universitaria che lì si era svolta. I campi universitari organizzati nel cantone francese per i giovani fuoriusciti italiani. Einaudi e Marchesi erano tenuti delle conferenze, Colonnetti era stato il direttore di uno di questi campi, quello di Losanna. E proprio a questa esperienza Colonnetti si rifà in un importante articolo del luglio del 45 apparso sulla Nuova Antologia e intitolato L'esperienza svizzera e la nuova ricostruzione universitaria. Lo scopo immediato del saggio era quello di promuovere dei collegi per accogliere e facilitare il ritorno degli studi dei reduci, fossero essi militari o partigiani. Ancora un'altra connessione con i temi di ieri. A questo riguardo, l'11 aprile del 1945, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione aveva votato all'unanimità un ordine del giorno promosso da Gustavo Colonnetti e Concetto Marchesi, in cui si stabilivano le direttive intorno alle quali andavano organizzati questi corsi per i reduci. L'intervento di Colonnetti sulla nuova antologia era un'evidente pressione a che tali collegi fossero effettivamente realizzati, perché sarà fatto il voto del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, ma ancora non erano poi stati effettivamente realizzati. Ma andava al di là di questo e indicava nel sistema collegiale una possibile evoluzione per l'università italiana. Affermava infatti Colonnetti: nelle nostre consuetudini di vita universitaria il collegio non era più che mai un ricordo di un remoto passato. Rare, seppur notevoli, le eccezioni, il collegio di Sileri a Pavia, la scuola normale superiore a Pisa. Ovunque altrove i giovani si incontrano nelle aule universitarie nelle ore di lezione, poi si disperdono nel tumulto della vita cittadina. Ora, l'esperienza dei campi universitari italiani e svizzera ha dimostrato la grande e benefica efficacia che può avere anche dal punto di vista strettamente scolastico la vita comune, soprattutto se è anche solo parzialmente condivisa dai docenti. Creare oggi collegi per i reduci vuol dire d'altronde affrontare un problema che non è solo contingente, vuol dire cogliere l'occasione per fare l'esperimento di un'organizzazione che dovrà in un prossimo futuro estendersi e consolidarsi se si vuole che l'università rinnovata apra finalmente le sue porte ai giovani di tutte le classi sociali e a tutti offra le più ampie possibilità senza distinzioni di scelte, di classi, di condizioni economiche. In questo modo la battaglia contingente si trasformava nell'esaltazione di un modello, quello collegiale, che evidentemente non aveva radici nell'esperienza svizzera, che né nella sua tradizione cantonale né in quella federale aveva una tradizione residenziale, bensì nel modello collegiale di stampo anglosassone.
In Italia, appunto con legge di fondazione religiosa, legge Pavese, appunto, vi era l'esperienza sul, ma non solo, vi era l'esperienza sui generis della scuola normale di Pisa, di fondazione napoleonica, ma in cui c'erano gli influssi del seminario tedesco e in cui anche le suggestioni dell'esempio di Oxford e Cambridge erano stati molto forti. Ma a partire dall'unità. Ma a questo proposito, i limiti del cultural transfer sono assai forti, anche qui appunto non mi posso soffermare su similitudini e differenze. Del resto, lo stesso Colonnetti era ben consapevole delle difficoltà di far attecchire in Italia il modello collegiale. La moglie di Colonnetti, Laura Daniele Confalonieri, che lo aiutò in maniera insomma, molto significativa, fu molto impegnata in questi anni nella ricostruzione universitaria, era in quel momento rappresentante italiano del Fondo Europeo di Soccorso agli Studenti, un organismo internazionale con sede a Ginevra che si occupava appunto di aiutare gli studenti nel domani del conflitto e che ebbe un ruolo anche nella ricostruzione universitaria italiana. Nel 1944 la Badini Confalonieri, in un intervento di presentazione di questo fondo che era destinato agli Stati Uniti, scriveva, traduco velocemente, gli studenti e i professori in Italia non hanno condiviso una vita comune perché gli italiani non hanno una tendenza naturale verso la collettività. E fino a che non c'è stata la seconda guerra mondiale non c'è stato un ragionevole motivo per cambiare. Tuttavia adesso la distruzione delle case e delle università quasi naturalmente porta ad organizzare un nuovo sistema. Non era un'osservazione senza un costrutto, perché Colonnetti era particolarmente impegnato sul tema della ricostruzione universitaria, fece anche degli esperimenti molto interessanti in questo campo. Ora non posso soffermare su questo perché ci porto troppo lontano, ma cercherò poi di parlare nel messaggio. Quindi la ricostruzione come occasione, questo era abbastanza evidente, anche per cambiare proprio, diciamo, il modello dell'università. Quello che qui conta è dire però che il modello collegiale in quel momento costituiva un orizzonte auspicabile e possibile non solo per il cosmopolita Colonnetti, che in quanto presidente del CNR tentava di riallacciare il più possibile i rapporti dell'università italiana con l'estero, ma anche per Concetto Marchesi e per altri esponenti comunisti. In particolare, importanti in questo senso furono le prese di posizione del giovane Alessandro Natta, che di lì a poco deputato di rilievo del PC con un si impegnò, fece alcuni interventi molto importanti sul tema dell'istruzione. E la convergenza sul modello collegiale, almeno per quanto riguardava Marchesi e Colonnetti, riguardava la necessità di una istruzione universitaria fondata sul merito, ma tale da garantire l'accesso all'istruzione superiore di tutte le classi sociali. Nel caso di Marchesi, mi sembra fosse assolutamente dirsi che valeva il modello collegiale nel senso anglosassone del tempo, il modello semmai era quello della normale di Pisa, un collegio d'élite, ma un collegio comunque di Stato fondato sul merito. Sui temi di istruzione, su questo non mi posso soffermare, è stato già rivelato, rilevato, esempio, da Poggiare, il Marchesi fece invece esplicitamente riferimento alla Costituzione di Weimar, non a caso perché gli articoli di Weimar relativi all'istruzione costituivano il compromesso scolastico che permise la permanenza dell'istruzione professionale nella neonata Repubblica Tedesca. Questo è un tema di grande interesse su cui ora appunto non mi posso soffermare. Tornando al modello collegiale, Einaudi condivideva la convinzione della bontà di questo modello e anche se guardava con un certo scetticismo all'esaltazione di Colonnetti e Marchesi per il loro impegno relativo ai collegi periferici e ne riduceva, mi sembra, in considerazioni più generali. Scriveva Einaudi infatti nel suo diario l'11 aprile del 45. Scusate, ho perso un attimo. Oggi, mercoledì, Colonnetti e Marchesi al pranzo degli svizzeri, era uso di coloro che erano tornati dalla Svizzera di riunirsi periodicamente al pranzo, si sentivano vincitori di una battaglia mai combattuta.
battuta, perché avevano fatto trionfare il principio che gli studenti reduci dalla guerra fossero concesse ampie facilitazioni per dormire, di vitto, di libri, eccetera. La mia tesi, che questo dovrà essere l'auspicio di ciò che dovrà farsi in avvenire quando tutti gli studenti, senza eccezioni, godranno dell'alloggio, del vitto, dei libri e delle gratuità scolastiche, provocò soltanto l'osservazione dei marchesi che questi vantaggi dovranno essere riservati ai degni. Mi contentai di dire che il criterio della dignità doveva essere interpretato con larghezza, sicché tutti coloro che ottenessero ad esempio 8 potessero essere inclusi in quella categoria. L'osservazione di Leonardi toccava un punto fondamentale, la questione della valutazione del merito, e ne implicava un altro determinante, il problema dei finanziamenti, chi finanziava tutto questo. Non posso soffermarmi sulla questione del merito, centrale comunque in tutto il discorso che qui sto facendo, non fosse altro per l'esplicito riferimento che adesso viene fatto nell'articolo 34 della Costituzione. Recentemente si è giustamente parlato di polisemie del merito. Il concetto di merito non è qualcosa di astratto, è avulso nella realtà storica, ma si modifica e cambia a seconda di come viene concepito e attuato. Solo ad esempio nel caso americano tale concetto si è ampiamente modificato nel corso del tempo, in particolare dopo la seconda guerra mondiale, quando ad esempio con la politica di ammissione delle minoranze etniche, in precedenza ammesse con estreme limitazioni o addirittura escluse dalle università più prestigiose, come fu per lungo tempo il caso dei neri americani a Princeton. In generale va detto che l'auspicio di distinzione del sistema universitario collegiale, ma non era un'utopia questa la realtà, cioè non è che Colonnetti dice queste cose che non avevano un senso, perché proprio all'indomani della seconda guerra mondiale in Gran Bretagna, la patria del modello, si virò decisamente verso l'università residenziale. Per intenderci, il modello Oxford-Cambridge prevalse nettamente su quello delle università scozzesi, tradizionalmente non residenziali, e guidò la fondazione di un'università in Gran Bretagna e la transizione verso l'università di massa. Il problema è che questa scelta implicava una versione di lusso dell'università e quindi una prospettiva in cui il nodo dei finanziamenti era appunto centrato. Sulla questione dei finanziamenti è importante l'interpellanza al governo che il 17 febbraio del 1947 Colonnetti svolgeva in assemblea costituente per sapere se, accogliendo finalmente le ripetute istanze del Consiglio Nazionale delle Ricerche, i voti unanimi dei gruppi accademici e degli studiosi, nonché l'esempio dei più paesi più consapevoli e progrediti, intenda dare, già ammesso, stabile e adeguato finanziamento alla ricerca scientifica, necessaria non solo per il progresso culturale e spirituale, ma anche per l'urgente ricostruzione e l'invocato sviluppo economico nazionale, oltre che per il progresso culturale e spirituale. L'interpellanza aveva raccolto il consenso di un vasto schieramento trasversale, tra i 61 sottoscrittori, oltre a Colonnetti, c'erano pure Marchesi, Einaudi, Mantica, Andrea, Pedignola, Bittati, Leone, Veliani, solo per citarne alcuni. Partendo da un episodio che aveva riguardato il CNR, la mancata concessione di un finanziamento al CNR di 200 milioni, contenuti in un decreto legislativo decaduto per la chiusura dell'esercizio finanziario, Colonnetti lamentava che il mancato finanziamento in generale dell'alta cultura impediva i rapporti con l'estero, un'organizzazione efficace della ricerca in senso moderno. Allora, la posizione Colonnetti poi avrebbe ribadito più in là questo suo, affermava tra l'altro, ora l'Italia vinta sul terreno militare, avvilita sul terreno diplomatico, non è una nazione vinta nel mondo dell'intelligenza. Del resto non si tratta qui neppure di intaccare, continuava Colonnetti, il precario equilibrio del nostro bilancio, ma semplicemente di vedere se i numerosi miliardi che spendiamo non li potremo per avventura spendere meglio. In un ordine del giorno che svolte poco successivamente in seguito alla risposta di Gonella, Colonnetti invece andò molto più giù, molto più duro, per usare un'espressione forse non molto fine, perché disse che bisognava
porre fine allo scandaloso squilibrio tra le spese militari e le spese dell'istruzione. La posizione di Colonnetti sulla questione dei finanziamenti all'università è molto più complessa, comunque, a dirà quanto lui dice, perché se per quanto riguarda la questione della denuncia delle spese militari, la concordanza del concetto Marchesi, per quanto riguarda le spese che lo Stato doveva sostenere per l'università, il modello era ancora una volta in quello anglosassone. E quindi avvio alla fine, ho finito, vi prendo altri 5 minuti. In questo senso, ancora più che l'intervento della Costituente, è rilevante per comprendere la posizione di Colonnetti l'articolo La libertà, un articolo del 44 che lui pubblicò sempre su questo, per la Gazzetta Ticinese. In questo testo Colonnetti sosteneva che l'ideale sarebbe evidentemente che le università fossero del tutto indipendenti dallo Stato, da qualsiasi altro ente finanziatore, purtroppo ciò non è più oggi praticamente possibile. E ciò perché, con il moderno sviluppo delle scienze e le attuali esigenze della vita sociale, l'università è diventata un'istituzione estremamente costosa e tipicamente passiva. Le tasse universitarie ormai costituiscono un'infima parte del bilancio dell'università, ne consegue che l'università richiede uno sforzo finanziario non remunerativo che, sebbene in teoria potrebbe essere compiuto da chiunque, in pratica può essere sostenuto solo dallo Stato. La conseguenza è che perciò l'università viene oggi per lo più considerata in tutti i paesi civili come un'istituzione di interesse pubblico. La maggior parte delle sue spese grava, sotto una forma o sotto un'altra, sulla collettività, la quale viene così implicitamente a riconoscere il suo interesse allo sviluppo della scienza e alla diffusione della cultura. Ma chi paga ha ovviamente il diritto di accertarsi che il suo bene e che il suo denaro sia speso bene, e di qui a voler fissare come debba essere speso il passo è breve. Perciò chi paga si arroga spesso e volentieri il diritto di comandare. Ora, afferma Colonnetti, nei confronti dell'università lo Stato ha un solo compito: pagare e basta. Ripeto, sembra una posizione un po' così, ma era una posizione che aveva le sue ragioni d'essere. Vi è nell'archivio di Colonnetti un'ampia testimonianza del suo sforzo conoscitivo riguardo al sistema di finanziamento delle università inglesi, culminato poi in una sua lunga visita all'Inghilterra all'indomani della fine della Costituente. In Gran Bretagna, a partire dagli anni 80 dell'Ottocento, per l'Inghilterra e per il Galles, molto prima per la Scozia e per l'Irlanda, vi fu un progressivo finanziamento statale delle università che altrimenti non sarebbero sopravvissute. E ciò tanto più all'indomani della Prima Guerra Mondiale, con la creazione nel 1919 degli University Grants Committee, un ente indipendente che agiva come un cuscinetto tra il tesoro e le università. Formato da accademici, questo ente tutelò le università da ingerenze politiche, garantendo un alto grado di autonomia. Autonomia che tanto più fu garantita dal fatto che a partire dal 1923 anche Oxford e Cambridge, che fino allora avevano resistito ai finanziamenti statali, iniziarono a usufruirne. Con il loro prestigio e i loro legami politici e sociali, Oxford e Cambridge garantirono tanto più l'autonomia dell'università inglese, che però aveva le sue basi su un assunto più profondo. Il rispetto per l'autonomia universitaria rifletteva infatti la forte convinzione liberale della capacità di autogoverno come principio fondamentale della Costituzione inglese. Quindi c'era qualcosa. E il nesso finanziamento e autonomia è dunque fondamentale. Per Colonnetti, che va ricordato, fu uno dei tre promotori del primo comma dell'attuale articolo 9, che fa pienamente parte della Costituzione culturale 9, 33, 34, non vi era dunque contraddizione tra il chiedere finanziamento dello Stato e invocare al contempo l'assoluta autonomia dell'università sulla base del modello inglese. Ma la posizione di Colonnetti si scontrava evidentemente con la situazione economica italiana, oltre che con la tradizione universitaria nazionale. Mi soffermo brevemente su questi due punti e poi chiudo. Per quanto riguarda la situazione economica, è illuminante uno scambio di battute risalente al 10 dicembre del 47, in cui lo stesso Colonnetti, in qualità di presidente del CNR, aprì un'assemblea plenaria dei comitati del CNR. E Luigi Einaudi, un altro dei firmatari appunto dell'ordine della
dell'interrogazione che Colonnetti aveva fatto nel febbraio del 47 sui finanziamenti. In questa occasione, di fronte alle richieste economiche di Colonnetti, che non erano però molto diverse da quelle che lui aveva fatto in Assemblea Costituente, Einaudi affermava: il dovere massimo nostro è quello di impedire che aumenti quell'enorme vuoto che già si verifica nel bilancio dello Stato e soprattutto di fare tutto il possibile affinché per colmare il vuoto spaventoso si debba ricorrere al peggiore dei mezzi, quello cioè di mettere in funzione il torchio dell'istituto di emissione. Le ragioni della storia, dunque, impedivano l'aumento dei finanziamenti dello Stato all'università, ma impedivano anche l'attuazione di quell'autonomia di cui Colonnetti, non solo lui, evidentemente anche Einaudi, era profondamente convinto. È più che noto che all'indomani dell'unità i progetti di autonomia universitaria sono sempre sconfitti ed era stata sconfitta, perché profondamente modificata dai suoi successori, il tentativo di autonomia universitaria voluta anche dal ministro Gentile nel 1923, i cui limiti peraltro autoritari sono stati messi in evidenza proprio dai Einaudi sempre nel 1923. Com'è più che noto, l'autonomia dell'università fu sancito dall'articolo 33 della Costituzione, nell'ultimo comma, in cui si legge: le istituzioni di alta cultura, università e accademie hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato, limiti, come più che noto, proposti da un certo Marchese. E più che noto che anche la ferma opposizione di Einaudi a questo articolo, in particolare il valore legale dei titoli di studio, un altro tema che legatissimo a tutto questo che sto dicendo, ma che qui ovviamente non posso trattare. Il problema, come ancora una volta ha dimostrato Francesco Bonini, è che alla Costituente gli stessi professori universitari, se non appunto questi pochi di cui sto parlando, non si posero minimamente il problema di accreditarsi o percepirsi come un'istituzione autonoma. Coloro che invece all'autonomia guardavano rimpiansero la Costituente come un'occasione perduta per l'università. In un appunto non datato, conservato nel suo archivio, Colonnetti, ricordando l'opposizione complessiva di Einaudi all'articolo 33, sottolineava però la mancanza di opposizione all'approvazione dell'ultimo comma di questo articolo, quello appunto relativo all'autonomia dell'università. Colonnetti scriveva: il diritto delle università ed accademie a darsi ordinamenti autonomi venne dall'Assemblea Costituente approvato senza discussioni e contrasti di sorta. I costituenti considerarono l'autonomia universitaria come una pacifica conquista che apposite leggi avrebbero a suo tempo definito. Ma appunto perché non ci furono discussioni e contrasti, è difficile dire quale concetto essi si fecero dell'autonomia. Grazie.